E what a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima reaction. Che dire ragazzi, quando ho scoperto che è stato pubblicato il trailer di Little Nightmares 2, dire che ho avuto una reazione spropositata penso sia dire quasi poco ragazzi, perché sinceramente non me lo sarei mai aspettato, non avrei mai pensato che avrebbero fatto un sequel, sempre se si tratta di un sequel, questo non ve lo so dire, o comunque non pensavo che avrebbero mai più fatto qualcosa che fosse collegato a Little Nightmares. È una serie che ho portato sul mio canale, molti di voi lo sanno, di sicuro l'hanno guardata. È una serie che mi è piaciuta davvero tantissimo, è un gioco che mi è piaciuto davvero tantissimo, tant'è vero che all'epoca io lo comprai su PC, ragazzi, però poi trovai in offerta la Six Edition per PS4 e non avevo potuto non comprarla, ragazzi, per quanto mi era piaciuto questo gioco, nonostante io l'avessi già giocato, ho dovuto per forza comprare la Six Edition. Quindi questo vi fa capire quanto mi sia piaciuto questo gioco, ragazzi. Le atmosfere, soprattutto di Little Nightmares, mi avevano colpita nel profondo, mi avevano colpita tantissimo. Le musiche, le atmosfere, ragazzi, solo se ci ripenso mi vengono i brividi, perché è proprio la tipica cosa cupa e tetra che può piacere a me. Quindi vedere che hanno pubblicato questo trailer, ragazzi, è stata un'emozione unica. Ovviamente non l'ho ancora guardato per potervi portare una reaction. Sono impaziente, andiamo a guardarlo. Ragazzi, oh Gesù! Fermi tutti, fatemi calma un attimo. Allora, da quello che ho potuto capire, si potrà giocare in coop, ragazzi, si potrà giocare in due perché i personaggini sono due, per cui suppongo che si potrà giocare in due. L'atmosfera è sempre quella, la musica è più o meno sempre quella, ma l'ambientazione sarà ovviamente diversa. Da quello che ho potuto capire, sarà tipo, non so se è proprio ambientato solo ed unicamente nell'ambiente di una scuola, perché vediamo questa maestra con questa riga, che sappiamo ragazzi che una volta usavano la riga tipo bacchetta, insomma, per darla sulle mani ai bambini. Quindi probabilmente l'ambiente principale di questo Little Nightmares 2 sarà una scuola. Cioè, oddio, che figata! Probabilmente avranno aggiunto funzionalità e possibilità di gameplay nuove, perché mi sembra di aver visto, ragazzi, uno dei personaggini picchiare, diciamo così, dare insomma qualcosa addosso ad uno dei nemici, per cui non ci hanno fatto vedere poi chissà quante cose in questo trailer, perlomeno del gameplay parlo ovviamente, però uno può fare qualche deduzione, quindi sicuramente ragazzi, essendo un capitolo successivo, sicuramente avranno voluto inserire delle meccaniche nuove. Secondo me non si discosterà poi tantissimo dal primo, ma sicuramente ci saranno delle novità appetitose, per cui wow, pure
questo sarà da comprare al lancio, ragazzi. Cazzarola miseria. L'anno prossimo, nel 2020, esce Ori and the Will of the Wisps, se non sbaglio, a marzo forse. Qua non hanno indicato il mese, ma esce l'anno prossimo. Insomma, tutti i giochi, anche questo, da comprare al lancio, ragazzi, e da farci una serie, assolutamente. Cioè, che figata, che figata, che figata. Mi è piaciuto tantissimo. Per cui, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere voi che cosa ne avete pensato, quali sono state le vostre impressioni e quali sono i vostri pareri, le vostre speculazioni riguardo questo nuovo gioco. Questa reaction termina qui, grazie a tutti, un bacione. Io budoscio a tutti, ragazzi, ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!